Buongiorno a tutti gli amici del Corriere Romagna. Siamo qui sulla Thunderbolt, la moto elettrica made in Forlì, fatta da Loris Reggiani, campione della classe 250 e della classe 500 degli anni 80-90, commentatore televisivo a fianco di Guido Meda e adesso anche costruttore. Con lui facciamo una... Quelli di prima erano tutti ex. Adesso sei. Ex, è una cosa ex giovane, ex, un sacco di cose. Ex giovane anch'io. Allora, con lui parliamo di quest'anno MotoGP, un anno MotoGP che sembra travolgente, 42 Gran Premi con i 21 della Sprint Race, un sacco di gare, tantissimi campioni, tantissimi motivi di interesse, Ducati e Aprilia che smazzolano da destra a sinistra. Tu sei stato l'uomo che ha portato, uno degli uomini, quello che la guidava, che ha portato la sfida di Aprilia per la prima volta in pista a metà degli anni 80 e che ha iniziato una storia che è veramente ricchissima di successi. Che cosa ti aspetti da una MotoGP così piena di gare e da questa novità Sprint Race? Allora, cominciamo dalla Sprint Race. Che non piace a cosa, tutti. Che è una cosa che odio, che non mi fa... No, non mi fa dormire la notte. Perché sono cavoli loro. Io credo che sia stato un errore, perché si svaluta un evento. Un evento che invece andrebbe valutato per chiamare gente, per chiamare telespettatori. Fare una gara anche di sabato, una sprint race che vale la metà, eccetera, eccetera, significa, secondo me, cambiare il lavoro dei piloti. Che no, non sto parlando dei piloti, ma per quanto riguarda lo spettatore, che è quello che loro cercano, credo che essere sequestrati per un weekend un motociclista non potrà accettarlo la propria famiglia, eccetera. Non è che uno può dire questo weekend non rompetemi le scatole, mentre invece c'era quella domenica alla tal ora, non rompetemi le scatole, è un'ora, ok, due ore, tre ore se vuoi vedere tutte le gare. Ma il fatto di raddoppiare le gare, fare il sabato e la domenica, succederà, farà sì che molti si guarderanno la gara di sabato, poi eviteranno quella della domenica o viceversa. E molti poi, siccome poi non vedranno quella del sabato, poi magari però la domenica erano impegnati, succederà un po' come la Superbike, il pubblico andrà giù, non ci si ricorderà chi ha vinto cosa, quando, dove. Sì, probabilmente il loro tentativo è cercare di portare più gente in circuito il sabato, visto che per me la domenica hanno fatto il tutto pieno per quello che può essere il motociclismo senza Valentino Rossi, che forse è il loro grande cruccio. No, io credo che il loro motivo sia quello di portare più pubblico in TV, davanti alla televisione, perché alla fine i diritti TV sono quelli che pagano più di tutto. Non penso che la gente vada il sabato a vedere una sprint race, piuttosto che se decide di andare a vedere una gara dal vivo ci va la domenica, no? Quando c'è la gara vera. Parte una stagione con la Ducati che sembra grande matatrice. L'anno scorso ha vinto tutto in Superbike e anche in MotoGP, tutto, dai titoli squadra ufficiale ai titoli squadre clienti, completando i podi. Sarà ancora dominio Ducati secondo te? E con allora, quale pilota? Allora, è facile che sicuramente parte come moto da battere, sono 8 moto in pista, quindi hanno anche quel vantaggio lì. Però io ritengo che l'anno scorso, parlo della MotoGP, il campionato sia stato vinto da quello che lo voleva perdere di meno. Perché un campionato vinto con non so più quanti zeri, 3 o 4 zeri, io non l'avevo mai visto nella top class, mai da quando mi ricordo. Di solito la continuità di rendimento è quella che paga. Invece l'anno scorso, ripeto, se lo sono buttati addosso un po' a vicenda. E poi vorrei anche capire, sono contento che abbia vinto Pecco, che è un italiano, molto contento, però vorrei capire il perché con due errori uguali, quello di Bagnaia all'inizio dell'anno contro Martin, che per superare Martin è caduto e ha steso anche Martin, non è stato sanzionato, mentre invece Quartararo, quando non l'ha neanche steso, ha spinto fuori dalla pista Assen e Spargarò, invece è stato sanzionato. Senza quella sanzione io non so come sarebbe finito il campionato, magari uguale,
però secondo me due pesi e due misure non vanno bene, nemmeno se sono a favore degli italiani. Per quanto riguarda Enea Bastianini, cosa ti aspetti? Che esploda il box della Ducati oppure va tutto d'amore d'accordo come abbiamo visto nel primo test? No, io mi aspetto che esploda, devo essere sincero. Due italiani che vanno forte tutti e due, così forte tutti e due, non... diciamo che al 95% il box esploderà prima o poi. Sì, mi ricordo la passione che c'era fra te e Cadalora. E poi non eravamo nella stessa squadra. E invece da Bezzecchi cosa ci possiamo aspettare? L'anno scorso ha fatto vedere tante cose belle, sembra avere anche un bel carattere, uno che riesce a reggere la pressione e non ha paura di dire che quest'anno vuol vincere. Bezzecchi è fortissimo e secondo me è fortissimo anche Marini, quindi ci aspettiamo che gli italiani siano sugli scudi. La cosa più bella comunque che mi viene da pensare, che mi fa sorridere, è che per anni, decenni, le moto da battere erano Honda e Yamaha, sempre, e da sempre, e adesso invece dall'anno scorso, e spero che lo sia per tanto tempo ancora, Ducati e Aprilia. Quindi due italiane davanti a tutti, e Honda e Yamaha sono in un angolo, paradossalmente le peggiori della classe. Addirittura peggio della KTM. Ascoltami, tu di Aprilia sei un po' il padre, uno dei padri, perché hai cominciato te a metà degli anni 80 a portare una moto griffata Aprilia nel mondiale. Cosa hai provato nel vedere la moto di Noale che ha vinto in 250, che ha stravinto in Superbike, che però aveva sempre faticato in 500 e anche in MotoGP, riuscire ad affermarsi in MotoGP? È stata una soddisfazione anche tua? È stata una bella soddisfazione, devo essere sincero, la prima volta che hanno vinto e hanno tagliato il traguardo davanti a tutti, un po' mi sono anche commosso. È stato bello? Sì, è stato molto bello. E riusciranno anche quest'anno a essere vincenti secondo te? Hanno quattro piloti, addirittura arrivano un Oliveira che per me sul bagnato farà sempre la differenza, e poi questo Raul Fernandez che forse è veramente un gran manico e ancora non ce l'ha fatto vedere con KTM. Secondo me sono entrambi due grandi talenti. Quasi come me quindi... su questa tandem. Sì, diciamo che si avvicinano molto. E secondo me sì, saranno dei grandi. E poi c'è Vinales che ci sta prendendo le misure e sta già surclassando quella Aleix Espargaró che era stato insomma in lotta per il mondiale quasi alla fine della stagione l'anno scorso. Quindi prevedo che ci sia una bella lotta, sì. Io credo che forse andrà bene anche Alex Marquez nel Gresini o di Gian Antonio, potrebbero. Ma adesso con la Ducati paradossalmente vanno bene tutti. Una moto che fino a qualche anno fa veniva usata solo dai fenomeni, vedi Stoner, e tutti gli altri invece si perdevano, adesso è utilizzabile da tutti, tutti quelli che ci saltano su vanno forte. Alex Marquez che va più forte di Marc Marquez è emblematico, no? Vedremo un Fabio Quartararo con una M1 che ha avuto una rimpolpata di propulsore. Sembra che abbia avuto un'iniezione di cavalli che era un po' il difetto di questa motocicletta. Come lo vedi? Il Diablo? Non lo so, lui è fortissimo, è sicuramente uno dei più forti che c'è adesso in giro. La Yamaha avrà sicuramente portato qualcosa di meglio, ma bisogna aspettare a vedere cosa hanno fatto gli altri, perché non saranno stati fermi. Quindi se la differenza sarà ancora come quella dell'anno scorso, la vedo dura sia per lui che per Marquez. Esatto, questo Marc Marquez ce la fa ad arrivare oppure dovrà passare allora, in Ducati? Lui con una moto come quella, che con una Honda così, avrebbe bisogno di tornare ad essere il 100% per vincere. Invece temo che non ce la farà più, arriverà al 90%, quindi avrà bisogno di un aiuto dalla Honda. Due domande sulle categorie di contorno. Moto 2 e Moto 3 non avremo per il primo anno nessun romagnolo al via. Bel problema per la piedina. E anche per il futuro. Esatto. Come lo vedi? Allora, come la vedo male, nel senso che va male per gli italiani in generale, perché alla fine... I veri talenti, quelli che vengono fuori, che ti stupiscono, che ti lasciano a bocca aperta, sono tutti ancora una volta spagnoli, no? E quindi il futuro lo vedo non roseo. Andiamo nell'elettrico, che ormai è il tuo regno. Abbiamo quattro romagnoli al via, quattro romagnoli che possono tutti vincere su una griglia di 18 piloti. Abbiamo Matteo Ferrari che è stato il campione, il primo campione in carica Moto E.
abbiamo Mattia Casadei che ha sfiorato il titolo, è stato molto veloce, 2 vittorie lo scorso anno, abbiamo Kevin Zannoni che ha già lottato per il podio e Alessandro Zaccone che ritorna e 2 anni fa aveva lottato per il titolo. Direi che forse ci possiamo rifare di quello che abbiamo perso. Quello che ci manca in Moto 3 e Moto 2 ce l'andiamo a prendere. Dai. Sperando che sia le dita. Allora, un grande grazie a Loris che è stato molto simpatico ad accompagnarci in questa digressione, anticipazione sul MotoGP. Non ci resta che guardare questo fantastico mondiale che parte da Portimão questo fine settimana. Un saluto a tutti. Ciao.